Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. Sono queste le accuse che hanno portato agli arresti domiciliari il sindaco di Riace, Domenico Lucano, e al divieto di dimora la sua compagna Tesfahun Len Lem. Ma le accuse della procura di Locri reggono solo a metà, per il GIP infatti non ci sono elementi per contestare i reati di malversazione, concussione e truffa. Secondo l'accusa, Lucano avrebbe organizzato matrimoni di convenienza tra cittadini riacesi e donne straniere per favorire la permanenza di queste in territorio italiano. Per la procura vi sarebbero state allarmanti irregolarità amministrative e illeciti penali. Il riferimento è alle intercettazioni, nel corso delle quali Lucano spiegava come una donna avrebbe potuto superare le difficoltà burocratiche per rimanere in Italia. Rapita, rinchiusa in un capannone, legata e brutalmente picchiata con calci, pugni e bastoni, l'incubo per una quarantenne di Rombiolo nel Vibonese è durato più di 17 ore. È stata seviziata dal suo compagno, padre di 3 dei suoi 5 figli e dai fratelli di quest'ultimo, punita per avere rivendicato il diritto di crescere e amare i 2 figli avuti da una precedente relazione. È un caso in cui una donna ha cercato di esercitare il proprio ruolo di madre nei confronti di tutti i 5 suoi figli. A Vibo Valentia è il giorno della cultura, il giorno del festival Leggere e Scrivere, l'evento che da 7 anni fa del sapere, della conoscenza, della riscoperta dei luoghi storici il proprio cavallo di battaglia. Al centro, come sempre, ci sarà la narrativa, ma spazio anche all'attualità, alla politica, alla scienza, allo sport, all'arte e alla fotografia. Tutto in 5 giorni. Confronti, dibattiti, spettacoli, presentazioni di libri, mostre che trasformeranno la città nella capitale regionale della cultura. Il festival è vincitore di un bando regionale e valorizza la lettura e della diffusione della lettura tra i giovani.